Liberi.tv Riccardo Cristiano, quelli che state per vedere sono gli interventi relativamente alla presentazione del libro di Gianni De Seta, La conchiglia d'argento, che si è tenuta lo scorso 29 gennaio a Foscaldo. Buona visione! Mi scuso, preferisco stare in piedi perché generalmente sono abituata con platea di ragazzi, quindi devono vedere la figura un po' che si erge e che deve avere la visione complessiva, quindi mi scuso per chi rivolgo alle spalle. Io sono stata, credo, indegnamente riconosciuta da Gianni come la possibilità di veicolare le motivazioni per le quali è, secondo me, secondo noi, secondo lui, secondo l'editore, bello potersi approcciare a questo suo lavoro, a questo suo dono, ecco, più che lavoro. E sono ospite della città di Foscaldo per il tramite di Gianni De Seta per la seconda volta. E generalmente non amo ripetermi, anche perché ritenevo, così per come di fatto si è verificato, che ci fossero numerose persone che già avevano ascoltato la mia precedente interpretazione, ma al medesimo tempo non posso certo superarla, quanto piuttosto riavvolgerla e ridefinirla. E oggi pomeriggio per l'appunto ho ripreso il libro tra le mani e cercavo una chiave di volta interpretativa che potesse darmi le motivazioni in virtù delle quali quella che era stata la mia tesi in quell'occasione prima di Natale è stata riconosciuta valida da Gianni. Io sostenni, perché di questo mi ero convinta, che la protagonista, l'elemento caratterizzante, qualificante dell'intero romanzo, dell'intero romanzo storico, fosse proprio la conchiglia d'argento, in quanto in essa era contenuta sia l'origine, sia la fine, sia il compimento di questo desiderio, di questo anelito di libertà e al medesimo tempo di volontà di identificarsi col proprio senso di appartenenza. Ma in questi giorni mi chiedevo quale fosse il fondamento di questa tesi che peraltro mi è stato detto da Gianni stesso e da chi l'ha ascoltata che poteva essere plausibile. Quindi sono voluta andare un po' al di là di quello che avevo visto in quella prima fase di lettura. Ho cominciato a vibrare interiormente, ho cominciato a individuare, a tentare di cogliere tra le pagine quale potesse essere il passaggio che rappresentasse la chiave di volta e l'ho trovata proprio nella pagina 200 e qualcosa che era la chiave di volta, che però non andrò a leggervi, è la pagina 117, più o meno esattamente a metà, in cui si parla di Enea, in cui si parla dei nostri luoghi come luoghi che nascono, crescono, si evolvono, si emancipano, ma ahimè, nostro malgrado, devono in una qualche maniera poter scontrarsi con la dura realtà e con il desiderio che il sogno debba sempre necessariamente avverarsi, ma difficilmente si avvera. E mi sono sentita in una conchiglia quando sono stata ospite del teatro comunale di Foscaldo e mi sento oggi in una conchiglia d'argento. Io sono entrata in una pietra che ha avuto la possibilità di diventare conchiglia di argento e ho trovato un'atmosfera struggente ed emozionante che mi ha fatto vibrare le corde al pari di come non fosse stato da me percepito nel chiuso della mia stanza col libro di Gianni. Io entro in un luogo che mi sa di sacralità, entro in un luogo in cui si ripercorre il filo della memoria della mia tradizione familiare, in cui il privato viene aperto al pubblico. E in cui il pubblico ha la possibilità di poter, ho sentito una parola bellissima, posso spostare perché sto vicino ai miei. Se solo dessimo peso a queste parole, se solo comprendessimo l'ampiezza emotiva
del senso di vicinanza e di appartenenza ai padri. E io... Ma ho avuto un'infanzia in cui alcune case in Paola venivano aperte, alcune case in Paola erano case che davano la possibilità di poter ascoltare la messa di Natale, ascoltare la messa di Pasqua, vivere i ricordi dei padri e dei miei come identità e appartenenza. Ed ecco che la conchiglia del teatro comunale, non se ne dolga nessuno, bellissimo e meraviglioso sforzo di un'amministrazione che sicuramente ha fatto il massimo per poter elargire a una comunità un luogo di incontro culturale che non è da poco naturalmente, diventa qui in queste pietre che parlano conchiglia d'argento. Grazie davvero e scusatemi per l'emozione perché sono estemporanea, dicevo, sono una fabulatrice e l'idea di fondo era la motivazione per la quale è la conchiglia d'argento la protagonista e che cosa ha metaforizzato Gianni all'interno di quella conchiglia. Gianni, l'ho trovato in quella pagina, cita esplicitamente Enea, Gianni ha voluto fare un omaggio alla cultura, perché poco importava se Fuscaldo fosse tra i protagonisti della rivolta di Masaniello e o tra i protagonisti che facevano ammenda per la Porta del Sangue di Guardia. Poco importava se Gianni fosse fuscaldese e o paolano cetranese amanteano, calabrese meridionale della Magna Grecia. A Gianni interessava trasmettere la passione per la cultura. A Gianni interessava trasmettere il messaggio che senza i padri, senza le radici, senza la comprensione di ciò che siamo stati, non riusciremo mai a poter diventare quelli che eravamo. Perché guardate, io ho un ruolo delicatissimo. Incontravo le giovani generazioni dal terzo anno delle superiori, insegnavo storia e filosofia. Li incontravo che già erano affascinati e o sfiduciati verso il messaggio che la scuola poteva loro suggerire e dovevo dare a loro gli strumenti di comprensione per la costruzione di un pensiero critico. Oggi ho il gravame, la responsabilità di dovermi incontrare con degli educatori professionali, professionisti, che debbano poter superare il gap che quegli educatori naturali inequivocabilmente hanno nella misura in cui non hanno la possibilità di poter andare a una scuola di educazione, il genitore differentemente dal docente. Eppure abbiamo la necessità di poter dialogare, quindi c'è una triangolazione esponenziale e abbiamo di fronte delle giovani generazioni che ci stanno urlando che hanno bisogno di essere visti e hanno desiderio di ascoltarci. Ecco che amo definirmi affabulatrice nella misura in cui non intendo raccontare favole che non abbiano fondamento, ma intendo ripercorrere il desiderio e la volontà dell'incontro attraverso il dialogo e il racconto. Ed è quello che Gianni fa. Gianni racconta una storia e la racconta per recuperare il messaggio del valore della cultura e lo fa non certo perché gli piace per se stesso, lo fa per come il messaggio deontologico kantiano voleva. I talenti vanno divulgati affinché ciò che è di individuale possa diventare patrimonio universale.
ed è quello che Gianni sicuramente ha voluto dare per il messaggio. Grazie, e che il cielo stellato sia sempre sopra di noi, nella consapevolezza che abbiamo una coscienza morale dentro di noi, ed è questa la coscienza morale che dobbiamo costruire con i somme di identità verso le giovani generazioni. Grazie di nuovo per avermi.